nostro nuovo campione, Adriano. Ragazzi, non c'è niente da fare. Non c'è l'eredità piccola, meravigliosa metafora della vita. Viene nel 2009, gioca con Carlo. Sei uscito quasi su, cioè così. No, ho fatto una ghigliottina, poi quella dopo. Senza vincere. Neanche una ghigliottina. Ciao, ci ripensa, se compra la scatola, se gioca. No, sto scherzando. A preparare, intanto se laurea, medico, costo, chirurgo, e poi dice, mi fai tornare là. E la famiglia lo riaccoglie e lui torna alla ghigliottina. Lui torna alla ghigliottina, come il conte di Montecristo. Cuffia, facciamo concentrare il nostro Adriano, tutto il nostro tifo. Quando mi dici, prof, io vado. Vadi. Vadi puro. Allora, ghigliottina con Adriano, prima parola. Può essere donna. Può essere uomo. Donna. Ghigliottina. Ripartiamo dalla parola uomo. Fare. Essere. Essere. Ghigliottina. Uomo. Fare. Pallavolo. Pallacanestro. Pallavolo. Ghigliottina. Collo. Scollo. Scollo. Ghigliottina. E adesso cosa sceglierà Adriano? Segreti ufficiali. Segreti. Ghigliottina. Uomo, fare, pallavolo, scollo, ufficiali. Il nostro campione, tornato dal 2009, un minuto da adesso, giocherai per 23.750 euro. Buona fortuna, Adriano. Allora, a casa sicuramente continuano a giocare, non hanno il regolamento da seguire. Noi invece sì, il tempo è passato, il campione scrive, consegna, puoi levarti la cuffia e come tanti tanti anni fa, quando hai giocato con Carlo e sei arrivata la ghigliottina, eccoci qua. Ghigliottina, oltre 23.000 euro in gioco, la parola che arriva, cioè questa, quella che ti farebbe vincere se fosse uguale alla tua e viceversa. Una parola perfetta con uomo, con fare, pallavolo, scollo, ufficiali. La sensazione di quella ghigliottina te la ricordi un po' così? Sì, la stessa. Stessa adrenalina. Sì.
stessi dubbi, stessi pensieri, stesse parole che vengono dopo che hai consegnato, stesso, uguale. E hai scritto per 23.750 euro, hai scritto muro? Muro. Muro, uomo, fare, pallavolo, scollo, ufficiali. È come l'altra volta, con alcune va, con altre un po' meno. Qui sono partito da pallavolo, in realtà. È vero! Scusami, non ci avevo fatto caso e non sto facendo la televisione della suspense. Scusami, non me ne accorgo. Muro a pallavolo. Sì. Da solo, in due, bam. Sì, perché poi si collegava direttamente a fare. Quindi fare muro e il muro a pallavolo. Di solito quando si fa muro anche nel calcio, no? Quando si deve... O anche nella vita. Sì, anche nella vita, quando ci si oppone, come a qualcosa. Dire, ti vorrebbero aggredire, ma io dico anche in senso metaforico, polemiche, cose, tutti insieme. Ad esempio la nostra famiglia sicuramente farebbe muro. Poi gli altri sono un po' annebbiate. Uomo al muro, un muro scollato, ma no. No, no, lo scollo... Lo scollo... Per la moda dell'estate esiste lo scollo, scollo a muro? Muro, probabile. Il muro... Dite sì. Oppure... Sì, infatti, per carineria, signore, che poi importa. C'è lo scollo a muro, quest'estate sì. Samir andrà di moda. Chic, molto... Anche da uomo, anche Cerelli sì, a Bustarsizio sì. Lo troverete in piazza con lo scollo a muro. O anche appoggiato a un muro con lo scollo. Sì. Cioè tu sei quello dei ereditassi, sì, so io. Fare muro, prof, io e lei continueremo a vederci, professor Cerelli, quindi dobbiamo anche... E il muro ufficiali, se va là tra ufficiali, dice tu sei maresciallo, non puoi venire, no. C'è il muro degli ufficiali che si appoggiano, stanno là, schiacchiano, e l'uomo del muro. Famosissimo. L'uomo del muro ha detto sì. Miss Muretto e poi c'è l'uomo. Certo, i ragazzi del muretto, poi se cresce c'è l'uomo, uno solo. Al muro. La canzone è bellissima, spalle al muro. Adrià, sei tornato più in forma che mai, ma visto che hai detto dalla pallavolo fare muro e nella vita fare muro e una famiglia fa muro alle avversità. E il senso è quello, fare muro, e adesso qui noi, come dire, ecco, ti aggiungo la sesta parola, lavoriamo in un teatro tondo, ma noi sicuramente, se fosse una polemica, noi sapremmo fare, pure se è tondo, faremmo... Quadrato. Quadrato. Faremmo quadrato, faremmo muro, faremmo il triangolo, faremmo che chiuderemmo le porte, dice calma, e quindi un uomo quadrato, un uomo molto serio, cioè c'è presente quei ragazzi che arrivano da Bustarsizio, puntuali, sì. Che sempre, no? Che disegnano la moda, poi fanno i provini, l'attore, un applauso, un uomo quadrato, il professor Cerelli. Il quadrato della pallavolo, le due metà campo, se andate a misurare, sono 9 metri per 9 metri ed è appunto il quadrato di gioco. E nella pallavolo c'è il quadrato di gioco, 9x9, 9x9. E poi scherzavamo col muro scollo, ma c'è lo scollo quadrato nei vestiti per signora, ragazza, meno male che annuite, altrimenti ero disperato. E poi ricordi di gioventù da ufficiale di complemento, il quadrato ufficiale, soprattutto in marina, gli ufficiali in quadrato, cioè i locali di ritrovo, sia per sottufficiali che per ufficiali. Ci riproveremo. Bravo. La parola non è muro, la parola è quadrato. Adriano, bentornato.